intelligenza artificiale e storia messapica insieme a Muro Tenenti, quali sono le novità? Le novità stanno tutte nel nuovo impianto didascalico del parco. Ci sono immagini evocative generate con intelligenza artificiale guidata da archeologi professionisti e un'altra delle novità è la possibilità di visitare il parco archeologico grazie al supporto in podcast che appunto racconta la storia del parco all'interno dell'itinerario. Io credo che questo sito, abbiamo già fatto un percorso di 30 anni, questo sito adesso comunque entra in una fase decisiva, cioè decisiva nel senso che devono arrivare altri fondi per sistemare bene questo patrimonio, per rendere proprio visibile che si tratta di un sito UNESCO e quindi ma venga anche gestito bene. E noi abbiamo un gruppo di gestori diciamo fortissimo, ma bisogna vederlo in una panoramica molto più vasta, cioè coinvolge anche i comuni di Mesagne e Latiano, perché un sito UNESCO porta proprio dell'importanza delle trasformazioni anche sociali, socio-economiche molto forti, ed è su questo che dovremmo puntare.